inaugurata oggi a Temolgora dall'assessore Moratti la prima casa di comunità lecchese e nel capoluogo sarà realizzata negli spazi dell'asilo di via Ghislanzoni, mettendo fine alle polemiche. Ha scatenato il panico brandendo un coltello nello skate park affollato di adolescenti di Seregno, denunciato dai carabinieri un 42enne ecuadoregno di Garbagnate Monastero. Crescono gli infortuni sul lavoro del 60% nei primi mesi dell'anno a Lecco, l'emergenza al centro delle celebrazioni del 1° maggio in presenza dopo 2 anni di lockdown. Una mattinata per scoprire le opportunità offerte dalle facoltà universitarie di indirizzo tecnico-scientifico, l'iniziativa Villa Monastero rivolta alle studentesse delle scuole lecchesi. Buonasera e bentrovati con l'informazione di Unica TV, edizione di Lecco. In apertura del nostro telegiornale, la cronaca, ladri in fuga per sfuggire ai carabinieri, hanno prima speronato l'auto dei militari, poi si sono buttati in una scarpata sotto il ponte San Michele. Un volo di diversi metri, si sono fratturati le gambe e sono stati recuperati dai vigili del fuoco. È accaduto questo pomeriggio a Paderno d'Adda. I malviventi, che erano in sella ad una motocicletta, sono stati intercettati dai carabinieri in borghese del nucleo operativo della compagnia di Merate. La fuga è finita sotto il viadotto, le operazioni di soccorso sono state complesse e si sono concluse da poco. Inaugurata a Dolgiate Molgora la prima casa di comunità lecchese, medici di famiglia, telemedicina, diagnostica, assistenza sociosanitaria, presa in carico dei malati cronici, tutto in una sola struttura. A tagliare il nastro, l'assessore regionale al welfare Letizia Moratti, vediamo. Il territorio lecchese ha la sua prima casa di comunità e a Dolgiate Molgora, nei locali dell'ex presidio ATS di via Aldo Moro, che ormai da tempo ospitano i medici di medicina generale. Un poliambulatorio in grado di riunire, oltre ai medici di famiglia, diagnostica di primo livello, assistenza sociosanitaria, servizi alla persona e presa in carico dei malati cronici. A tagliare il nastro il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al welfare Letizia Moratti. Questa è la prima realtà nella provincia di Lecco. In questa provincia sono previste 8 case di comunità per le quali abbiamo stanziato 10 milioni di euro, 4 ospedali di comunità per le quali abbiamo stanziato 10 milioni, mi correggo, 12 per le case di comunità. Questa è una casa di comunità SPOC che vede già la presenza di medici di medicina generale, infermieri di famiglia e psicologo. Quello che in questa casa si realizza è un'integrazione tra il medico di medicina generale, l'infermiere di famiglia e i medici specialisti in una logica di rete, in collegamento con i medici specialisti di Lecco e di Merate. Con l'aiuto anche della telemedicina, l'altra integrazione molto importante che si realizza è quella con il comune, ringrazio il sindaco, perché abbiamo la possibilità di avere uno psicologo che aiuta a quella presa in carico della persona con tutte le fragilità che coinvolgono sia il paziente che la famiglia. Al Polo della Salute faranno riferimento, oltre a Loggiate, anche Brivio, Iruno, La Valletta Brianza, Santa Maria Oe, Calco. Intanto si lavora per aprire le altre strutture sul territorio. Questa avevamo già delle basi solide ed era nostra. Le altre abbiamo dovuto cercare spazi nuovi, alcuni le implementeremo, ad esempio Merate avrà una casa completamente nuova. Pian pianino arriveremo a coprire tutto il territorio, tenendo conto delle diversità anche territoriali. Noi abbiamo la Valsassina e sulla Valsassina abbiamo proposto, Regione l'ha sposato, speriamo che lo sposi anche a livello nazionale, anche l'ospedale di comunità a Introbbio. Questo era un punto distaccato dell'ospedale di Merate, come alla fine era arrivata solo per la distribuzione degli esami. Oggi ha ripreso a vivere, ma a vivere ancora in un sistema ancora più importante rispetto a quello del passato.
E in mattinata la vicepresidente assessore al welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha visitato anche i reparti ospedalieri di ricerca scientifica della nostra famiglia di Bosisio Parini. All'assessore sono stati illustrati gli interventi e le modalità di cura e presa in carico dei bambini con disturbi del neurosviluppo e disabilità neuropsichiche. Il vostro progetto integra tante competenze scientifiche, dalla robotica fino all'inclusione sociale e scolastica, afferma la vicepresidente regionale. È un percorso che merita di essere studiato in modo particolare perché orientato alla cura del bambino. E restiamo in tema. La prima casa di comunità di Lecco sorgerà in via Ghislanzoni, non negli spazi destinati al rientro del liceo classico Manzoni, ma in quelli dell'attiguo asilo. A mettere fine alle polemiche il direttore generale di SST Lecco, Paolo Favini. Casa di comunità di via Ghislanzoni, il caso è chiuso dopo le polemiche in Consiglio Comunale a Lecco, le precisazioni della provincia e il direttore generale della SST Paolo Favini a mettere in chiaro dove sorgerà la prima struttura a servizio dei cronici di Lecco. Sarà in via Ghislanzoni, non negli spazi che torneranno nella disponibilità del liceo classico Manzoni, ma in altri attigui. A me è importante che i cittadini di Lecco abbiano uno spazio che il sindaco prima aveva individuato in quella struttura, adesso ha mirato un asilo nido che è più di sua competenza e che non è in utilizzo in questo momento, per cui non rubiamo spazi a nessuno, non l'avremo forse così grande come volevamo, ma questo è uno spazio utile in un centro città molto facilmente fruibile e che quindi vedrà la realizzazione, se non ci sono imprevisti di percorso, in quella realtà che il sindaco ha individuato. A chiedere lumi sulla collocazione era stato in Consiglio Comunale il capogruppo di appello per Lecco, Corrado Valsecchi. A seguito della replica del primo cittadino, anche la provincia, ente della quale sono di competenza le scuole superiori, aveva voluto puntualizzare. È evidente che se il comune vuole destinare spazi alla casa di comunità in via Ghislanzoni, dichiarano il presidente Alessandra Hoffman e il consigliere Fabio Pio Mastro Berardino, dovrà utilizzare quelli nelle proprie disponibilità e attualmente occupati dalla scuola materna e dalla scuola media. Funzioni che, ricordiamo, sono di competenza esclusiva del comune di Lecco. E così sarà. La cronaca, coltello in mano, in evidente stato di ebbrezza, pronunciava frasi incomprensibili. Protagonista un 42enne residente a Garbagnate Monastero, originario dell'Honduras, ha scatenato il panico ieri sera nello skate park di Seregno. I ragazzini presenti hanno subito chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivate due pattuglie del radiomobile di Seregno. I militari hanno individuato l'uomo, che si era già liberato della lama, ha provato a giustificarsi dicendo che in realtà stava litigando al telefono con la sua compagna. Diversa la versione raccontata dagli adolescenti, come ricostruiscono dal comando provinciale dei carabinieri, e poco dopo, tra l'erba e i cespugli, è stato rinvenuto anche il coltello. Il 42enne è stato denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Dopo 2 anni di lockdown torna ad essere festeggiato in presenza il 1 maggio a Lecco, concerto in piazza e focus sul tema degli infortuni sul lavoro, in crescita del 60% nel nostro territorio rispetto allo scorso anno. Un dato su tutti: tra gennaio e febbraio 2022, in provincia di Lecco, gli infortuni sul lavoro sono stati 877, in crescita del 60% rispetto al 2021. 12.794 quelli in Lombardia nel solo mese di gennaio, contro i 7.318 dell'anno precedente e i 9.131 del 2019, quando ancora la pandemia non condizionava i ritmi delle attività produttive. L'unico calo si registra a Como, meno 73, e Sondrio, meno 3. Per quanto riguarda Lecco, si è passati da 265 gennaio 2021 a 480 gennaio 2022. Numeri da brivido. Il tema al centro delle celebrazioni per il 1 maggio, che quest'anno, dopo 2 anni di lockdown, tornerà ad essere festeggiato in modo tradizionale. CGL Lecco, CISL Monza, Brianza Lecco e Willari, infatti, in occasione della Festa dei Lavoratori 2022, organizzano un pomeriggio musicale in piazza Cermenati a Lecco. A partire dalle 15 alcuni gruppi del territorio si alterneranno sul palco agli interventi del mondo sindacale e delle autorità locali. L'evento sarà preceduto dalla commemorazione al monumento ai caduti sul lavoro, un momento doveroso e tanto più significativo
significativo, considerata proprio la tragica attualità degli infortuni sul luogo di lavoro. Lo slogan scelto per la ricorrenza di quest'anno è "Al lavoro per la pace", un modo per sottolineare l'impegno dei sindacati in favore del cessate il fuoco in Ucraina e dell'accoglienza nei confronti della popolazione civile vittime della guerra. Sosteniamo ogni iniziativa che possa portare a una soluzione politica e negoziata del conflitto e proseguiamo le mobilitazioni a partire dai luoghi di lavoro per il ripudio di tutte le guerre e la proibizione delle armi nucleari, spiegano CGIL e CISL e UIL, che invitano la cittadinanza a partecipare agli appuntamenti della giornata per festeggiare insieme la festa dei lavoratori. Il questore della provincia di Lecco, su proposta della stazione Carabinieri di Colico, ha emanato un provvedimento di sospensione della licenza nei confronti di un locale di Colico dove recentemente hanno avuto luogo risse e aggressioni ai danni di alcuni ragazzi poco più che ventenni trasportati in ospedale per le cure. Il locale resterà chiuso per 7 giorni. Utile da record e cambio di nome per ACSM Agam, la multi-utility del nord della Lombardia. Pronto un corposo dividendo per i soci, tra i principali la holding lecchese Lario Retti. Vediamo. Utile da record e cambio di nome. Tante le novità dall'ultima assemblea di ACSM Agam, la multi-utility del nord della Lombardia. A partire dalla denominazione sociale, l'azienda dal 1 ottobre 2022 si chiamerà A5, chiaro riferimento al numero di province in cui opera. Approvato il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il risultato netto del gruppo è pari a 44 milioni e mezzo di euro, in netto incremento rispetto all'anno precedente, 17,9 milioni, grazie anche agli effetti fiscali positivi non ripetibili, circa 23 milioni il saldo positivo imposte derivante dall'adesione alla opzione di riallineamento. Nel corso del 2021 il gruppo ha proseguito con il piano investimenti fondati sulla sostenibilità, nel potenziamento e sviluppo, nelle attività di mantenimento delle infrastrutture e a livello digital in tutti i business presidiati. Gli investimenti 2021 ammontano a quasi 80 milioni di euro, in incremento rispetto al 2020, 73 milioni, che garantiscono valore e continuità nel lungo termine sui territori di riferimento, spiega l'azienda. Al 31 dicembre 2021 l'indebitamento finanziario netto risulta pari a 190 milioni in incremento rispetto al 31 dicembre 2020, in conseguenza principalmente dell'andamento del capitale investito. L'Assemblea dei soci ha approvato all'unanimità la proposta del Consiglio di amministrazione e ha deliberato la distribuzione di un dividendo lordo pari a 9,5 centesimi per azione, che verrà messo in pagamento il 22 giugno. Per Lario Retti Holding, socio al 24%, significa un ritorno di 4 milioni e mezzo di euro. L'Assemblea degli azionisti è inoltre provveduta a nominare il nuovo collegio sindacale della società, che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. Dopo l'emergenza sanitaria, gli istituti riuniti, Airoldi e Muzzi sono pronti per affrontare nuove sfide a partire dalla riforma del terzo settore. Confermati alla guida il presidente Canali e la vicepresidente Bonacina, il consiglio di amministrazione vede l'ingresso di Maurizio Bonacina e di Alberto Bonaiti. Gli istituti riuniti Airoldi e Muzzi, storica casa di riposo della città di Lecco, si rinnovano nella continuità. È stato nominato un nuovo consiglio di amministrazione che post pandemia dovrà affrontare le importanti sfide che pongono i prossimi anni, una su tutte la riforma del terzo settore. Attiva dal 1600, questa Ollus ha superato e protetto gli anziani del territorio durante tanti delicati momenti storici. Oggi, 400 anni più tardi, ha scelto di riconfermare la guida che negli ultimi 8 anni ha gestito la RSA, affrontando anche il difficile periodo dell'emergenza sanitaria. Alla presidenza quindi resta Giuseppe Canali con la vicepresidente Rosaria Bonacina, eletti dal consiglio di amministrazione composto da Mario Galli, indicato dal sindaco Mauro Gattinoni, Alfredo Vassena, scelto insieme a Canali dall'Associazione degli Amici Sostenitori dell'Airoldi e Muzzi, Don Walter Magnoni, parroco pro tempore della parrocchia di Acquate e componente di diritto, e new entry Maurizio Crippa e Alberto Bonaiti, il primo voluto da Gattinoni, il secondo designato insieme a Rosaria Bonacina da un comitato composto dal vicario episcopale della zona di Lecco e dai presidenti della Camera di Commercio di Como, della Fondazione Comunitaria delle Chiese e della Fondazione Frassoni.
Il nuovo consiglio di amministrazione si presenta fortemente coeso al proprio interno, commenta il presidente Giuseppe Canali. Alla riconferma di ben 5 componenti del consiglio uscente si aggiungono i nuovi qualificati ingressi di Maurizio Crippa e Alberto Bonaiti, che hanno significative competenze di esperienza in materia di amministrazione di enti e società del tessuto industriale e sociale, non solo lecchese. Insieme lavoreremo per continuare a migliorare il percorso ideale degli istituti, con l'obiettivo di fornire risposte sempre più in linea con le accresciute necessità degli anziani e delle loro famiglie, ma anche di rafforzare la nostra presenza in ambito territoriale attraverso un sempre più appropriato servizio domiciliare di assoluto livello qualitativo. Sopralluogo dei tecnici di Regione Lombardia nei pressi dello smottamento che si è verificato ieri nel comune di Valvarrone al di sotto dell'abitato di Tremenico. Circa 5.000 metri cubi di roccia si sono staccati e sono caduti nell'alveo del torrente Varrone. Fortunatamente non ci sono pericoli, ma sono già in programma interventi di somma urgenza per evitare ulteriori problemi. Un seminario dedicato alle studentesse per scoprire le possibilità offerte dalle facoltà universitarie di indirizzo tecnico e scientifico. L'iniziativa Villa Monastero, organizzata dalla provincia di Lecco con l'ufficio scolastico provinciale, la direzione didattica 1 di Lecco e Soroptimist International d'Italia. Qual è il percorso universitario che più mi si addice? Nell'ottica di rispondere a questa complicata domanda, gli studenti, o meglio le studentesse di quinta superiore delle scuole della provincia di Lecco, hanno partecipato al seminario di orientamento organizzato a Villa Monastero a Varenna. L'opportunità per le ragazze di scoprire, attraverso la testimonianza di illustri relatrici, le possibilità offerte dalle facoltà scientifiche e tecnologiche, ancora oggi preferite in prevalenza dai ragazzi. Questa giornata è appunto per le nostre studentesse, perché la provincia, voi sapete che come focus fondamentale ha quello della evitare e contrastare la dispersione scolastica e orientare i ragazzi nelle scelte future. Posso dire che ancora per quanto riguarda la scelta post diploma, oltre il 75% sceglie ancora materie umanistiche, per quanto riguarda invece il 25% sceglie le materie matematico-scientifiche. E quindi noi vorremmo che questa differenza di percentuale rispetto alle scelte future possa diminuire. Anche la prospettiva futura in campo scientifico e matematico è una grande possibilità che diamo alle nostre ragazze per intraprendere queste carriere. Ringrazio anche i dirigenti scolastici che rispondono a queste chiamate e danno la possibilità ai loro studenti appunto di partecipare a questi importanti convegni per allargarsi il loro panorama di scelta. Soroptimist International ha accolto con grande piacere la collaborazione per l'organizzazione di questo seminario dal titolo Si fa STEM, che vuole proprio spingere le ragazze a seguire le loro passioni, le loro aspirazioni senza essere legate a delle tradizioni culturali dei tempi passati. Abbiamo fatto intervenire docenti universitari e professoresse che, attraverso, raccontando la loro esperienza, potessero far capire quanto nel lavoro anche una donna può raggiungere i propri obiettivi, può realizzarsi. L'orientamento sta assumendo sicuramente un'altra forma, e attraverso anche queste attività di promozione delle materie STEM sicuramente portano risultati positivi, ma soprattutto per i percorsi e le future carriere delle nostre ragazze studentesse. Tutto pronto a Rigamonti Ceppi per i play-off di Serie C. Il Lecco affronta domenica 1 maggio alle 14.30 la Pro Patria. Alla preparazione, all'importante sfida e all'intera stagione del Lecco, Unica TV ha dedicato una puntata speciale di Unica Calcio Club, con interviste ai protagonisti, in onda sabato alle 18.40 e 22.10 e domenica alle 9.40 e 13.40. E con questa notizia termina il nostro telegiornale. Io vi ricordo che potete seguirci anche su tutti i nostri canali social, sul sito teleunica.com e teleunica.tv. Vi auguro una buona serata e un buon weekend.